Allora, settimana scorsa avete fatto particellare tutte le cose divertenti, clotte, tutte queste cose. Ora vediamo un po' il fulcro della novità che c'è in Blender, ovvero il famoso engine che si chiama Eevee, ok? Voi fino adesso avete usato Cycles, ok? Cycles è un motore bellissimo, viene definito motore di path tracing perché praticamente fa dei calcoli particolari sulla luce. Quindi arriva a un livello di dettaglio veramente forte sul discorso illuminazione, quindi rendere in finale come fotorealismo. Eevee, al contrario, fa un rendering molto bello, molto potente, ma tutto in tempo reale. Quindi non utilizza un path tracing come sistema di rendering, ma un sistema personale di ray tracing per il tempo reale. Ok, ci sono dei cambiamenti, sicuramente alcuni computer vostri non saranno compatibili, quindi se per sbaglio dovesse bombare il computer, rompersi, eccetera, eccetera, non ve la dovete prendere con noi, noi non c'entriamo niente, ok? Esatto, la liberatoria, quando voi avete firmato in realtà le presenze era per la liberatoria, se succedeva qualcosa non era colpa nostra, però ne vale molto la pena, nel senso che se per sbaglio qualche computer vostro non è compatibile con Eevee, cioè, senza offesa, cercate di cambiare computer, nel senso che Eevee è veramente una rivoluzione nel mondo della grafica tridimensionale, vale la pena magari investire qualcosa in futuro per migliorare. Allora, adesso vediamo un po' le impostazioni basi di Eevee. Poi vi ho lasciato uno zip che dovete andare a decomprimere, quindi dovete estrarre i contenuti, dovrebbero essere tre contenuti, una cartella con le texture, due file, uno che si chiama Cycles, uno che si chiama Eevee, che è una scena che abbiamo convertito da Cycles in Eevee per far vedere che effettivamente c'è poca differenza tra un motore di rendering e l'altro. Solo che uno ci mette magari 5 minuti a farti un rendering, uno ci mette niente a farti il rendering, quindi... ci sono delle differenze. Cycles attualmente è ancora, secondo me, il motore di rendering più preciso, più preciso per avere un rendering fotorealistico. Eevee, onestamente, però, in molte situazioni può andare a sostituire direttamente Cycles. Se avete un computer leggermente nuovo, rischiate di usare più Eevee che Cycles come motore di rendering, ok? Soprattutto se fate rendering di interni, eccetera, eccetera, Eevee è molto, molto positivo, cioè viene molto utilizzato. Allora, prima di tutto assicuriamoci di usare Eevee, ok? Quindi, punto 1, qua dove c'è la macchina fotografica, assicuratevi di avere Render Engine Eevee. Ok, ora partiamo con l'aggiungere un oggetto, iniziamo dalle cose basi. Aggiungiamo tranquillamente un oggetto. Allora, attualmente vi spiego un attimo un'altra cosa. Attualmente non sono compatibili al 100% i due motori di rendering, quindi se fate una scena in Cycles non è compatibile al 100% con Eevee e dovrete andare a modificare alcuni parametri. Per adesso l'idea in realtà che ha la Blender Foundation è quella di modellare e mettere luci direttamente in Eevee, per poi avere, se va bene in Eevee, si mantiene in Eevee, se volete un rendering ancora più dettagliato e fotorealistico, si switcha in Cycles con i tempi di rendering relativi, ok? Però diciamo che, di massima, Eevee è veramente un bel motore di rendering e chi segue la nostra pagina, o chi segue il gruppo, chi segue un po' il nostro giro, vede che ci sono dei lavori veramente ottimi fatti in Eevee e che si muovono tutti in tempo reale, cioè questa cosa qua è veramente impressionante. Esatto, quanti di voi ancora non ha messo mi piace al gruppo? Ecco, Ricky, l'hai messo in realtà, Ricky, ti ho visto. Ok, allora. O nel video, è pregato di spegnere il video. Esatto. Ok, quindi aggiungiamo semplicemente un piano al nostro cubo. Ora, fondamentale è utilizzare queste due modalità di visualizzazione che abbiamo in alto. Ok, questo, ok, oppure questo, l'ultimo equivale proprio al render, ok, come se fosse un render ufficiale della nostra scena, ok, quindi verranno renderizzate correttamente le luci, verranno renderizzate correttamente le riflessioni, eccetera, eccetera, eccetera. Io
attualmente mantengo quasi sempre il rendering fotorealistico diretto quando uso Eevee, ok? Solo quando modello switcho in modalità flat, in shader, scusatemi, oppure uso il rendering. Logico è che una modalità di rendering in tempo reale magari mi è scomoda per la modellazione, perché magari, come in questo caso, alcune facce non si vedono bene, quindi magari sulla modellazione in sé non conviene utilizzarlo, ma sulle rese dei materiali eccetera eccetera sicuramente è fondamentale. Allora, partiamo con le piccolezze da obbligatoriamente attivare, altrimenti la scena non rende come dovrebbe fare. La primissima è l'ambient occlusion, ok? L'ambient occlusion avete un valore che sia distance, adesso faccio così, ve la tiro un attimino più su così si vede un po' meglio. Ok, notate, non so se si vede anche nel video, si vede poco poco, aspettate che provo a fare così, così magari si vede un attimino in più. Ok, notate che si crea un'ombra, ok, più forte, dove l'oggetto rischia di toccare un altro oggetto, in questo caso il piano, ok? Adesso lo aumenta ancora a dismisura, giusto per darvi l'idea, per farvela vedere, ok? Questo, perché bisogna attivarlo? Perché nelle situazioni in cui avete oggetti che hanno piccole scavi interni, come possono essere, non so, in questo caso la parte, non so, di ventilazione del portatile, del computer, piuttosto che il monitor, la scalaratura della cornice, eccetera, eccetera, con l'ambient occlusion vengono ufficialmente evidenziate, quindi all'occhio umano è molto bello vederle, cioè nel senso dà molto più dettaglio e di conseguenza il rendering ufficialmente finale risulta più bello, ok? Seconda cosa è il bloom. Ancora, il bloom cos'è? Adesso vi faccio vedere una esagerazione. Vedete che le scene, le parti in cui sono molto luminose o l'oggetto è molto luminoso, si crea questo glow, adesso ve lo aumento ancora di più. Ok, si crea questo glow che enfatizza, diciamo così, la riflessione della luce sul materiale stesso. Allora, piccolo discorso. Allora, ora come ora si tende a creare rendering che siano sì fotorealistici, ma che enfatizzino la realtà. Ok, faccio un esempio pratico. Se io faccio una fotografia a questa stanza con una macchina fotografica standard e vi faccio vedere lo scatto originale e lo scatto manipolato con programmi di fotoritocco, quindi dove si tirano sui colori, dove si tirano su le ombre, dove si aumenta il contrasto, eccetera, eccetera, voi il 90% sceglierete quello modificato, ok? La realtà purtroppo è brutta, ok? Mentre le cose modificate sono molto più belle. Voi pensate ai film d'azione, giusto per dirne uno, che ci sono adesso sui supereroi, eccetera, eccetera, lì guardate il footage originale e quello modificato non c'entra assolutamente niente con l'originale, però onestamente si preferisce di più questo modificato. Tant'è che il bloom è un'aberrazione della lente. Voi con l'occhio umano non avrete mai un effetto glow attorno al materiale, ok? Se voi avete, non so, la carrozzeria di una macchina, non avrete mai questo effetto di glow attorno a dove il sole picchia forte, ok? È proprio un'aberrazione che dà la lente. Se avete come me gli occhiali, magari lo riuscite a vedere. Se invece non avete gli occhiali, questa aberrazione proprio non esiste. Però l'occhio la richiede, cioè ormai il cervello la richiede, perché siamo bombardati da queste modifiche che ci sono. Di conseguenza dobbiamo, tra virgolette, metterla. Sapete che c'è, diciamo così. E effettivamente in un render poi enfatizza la situazione, quindi è meglio metterla. Dopodiché dobbiamo attivare obbligatoriamente gli screen space reflection, che è, vedete, guardate qua, io lo tiro via, vedete qua mi sparisce un po' tutte le riflessioni che il materiale mi dà, ok? Se io lo attivo invece, tac, saltano fuori subito, ok? E poi, logicamente, dobbiamo andare a modificare un attimino la luce. Notate una cosa, la riflessione, guardate come si nota nettamente di più quando la luce è distante, perché non me la va a coprire, ok, la riflessione.
di conseguenza anche qua, ma poi vedremo, faremo un esperimento fatto bene sulle scene che vi ho dato, comunque diciamo così che bisogna obbligatoriamente giocare su tutte queste opzioni per avere una scena fatta bene. Ok, ora partiamo un attimino con i materiali, quindi fin qua ci siamo, giusto? Ok, successivamente vedremo l'indirect lighting, che è fondamentale perché vi aumenta notevolmente il livello di rendering, ok? Però si va a creare il cosiddetto bake della scena, ovvero se poi andate a modificare alcuni parametri non vengono modificati se non rifate il calcolo dell'indirect lighting. Quindi lo vediamo dopo questa opzione. Per adesso facciamo così, andiamo direttamente sul piano, clicchiamo sui materiali e gli assegniamo un nuovo materiale. Fin qua dovreste ormai sapere esattamente come si fa, giusto? Guardiamo per esempio, se io gli abbasso la Ragness, notiamo come, adesso qui sposta anche leggermente la luce, ok? Notiamo come aumenta notevolmente la riflessione, così riflette tantissimo, così riflette di meno. Ok, questo erano già esperimenti che avevamo fatto in Cycles. Qui avviene tutto in temporale senza fare rendering, ok? La Metallic, se io l'aumento a 1, posso già vederla. Questo è il vantaggio, che se vi sta reggendo fino adesso è buona, quindi, perché se avete già qualche problema teoricamente già adesso dovete avere qualche problematica che non si aggiorna la viewport piuttosto che esplode Blender eccetera eccetera, quindi se state già reggendo va tutto bene. Tu so che hai avuto l'altra volta problemi, quindi se funziona siamo tutti felici onestamente, ok? E poi abbiamo logicamente il base color, dove andiamo a modificare il colore. Esatto, quindi se funziona tutto, diciamo che il vostro computer inizia già a essere abbastanza compatibile con Eevee. Ok? Ora, dobbiamo capire un attimino come funzionano le luci, perché le luci hanno delle particolarità. Allora, come detto, noi stiamo usando un sistema di real time, ok? Nel real time alcune cose devono essere approssimate, alcune cose devono essere dei tra virgolette trucchi, altrimenti il computer non ce la fa, ok? Tipo le riflessioni devono essere dei trucchi, quindi non è una riflessione corretta al 100%, è una riflessione che va bene ad occhio, cioè nel senso io la guardo e dico belle rendering così, ma se uno va nel dettaglio vede che la riflessione non è del tutto corretta, ok? Però come detto, ora come ora ci interessa avere un'immagine bella più che corretta, ok? Perché è la tendenza un po' che si fa nell'ultimo periodo, ok? Ora vediamo le luci sono principalmente come le luci che abbiamo sempre visto all'interno di Cycles, ok? Con una differenza. Allora, prima di tutto si misura in power, in watt, ok? Quindi questa è una cosa molto bella, perché voi potete andare a simulare effettivamente la potenza di un'eventuale lampadina, eccetera, eccetera, semplicemente mettendoci effettivamente il watt di potenza corretto. Ok, notate che qui avete il watt di potenza, ok? Altra chicca che funziona anche tutto sotto Cycles è così, che se io faccio tasto destro sulla mia luce ho questi parametri qua, il power e il radius, direttamente qua, ok? Quindi se io modifico, notate che mi va a modificare direttamente il power, ok? Notate che appunto si va a modificare. Notate che se io aumento tanto, notate l'effetto bloom come si sta vedendo adesso, ok? Quindi l'effetto bloom sicuramente è bello, sicuramente aumenta l'enfasi del colore di tutto, però notate che sporca anche un attimino la scena, quindi bisogna stare veramente attenti a usarlo correttamente, nel senso che è da usare sicuramente, se usato non in maniera corretta magari si va un po' ad esagerare. Io dico, spesso succede che
Ivi, dando tutti questi strumenti qua, tutti in tempo reale, si rischia poi soprattutto di esagerare, ok? Quindi è un po' come, passatemi il termine, ai tempi quando c'era Photoshop che ti permette di fare gli effetti sui livelli, tutti ci mettono due effetti sui livelli ed erano inguardabili, ok? Però era un po' la tendenza così. E Ivi è la stessa cosa, vi dà tanti strumenti, tutti molto belli, però si rischia di esagerare, di conseguenza l'immagine poi non è più gradevole. Ok, poi abbiamo la Sun, notate già sulla Sun come una potenza a 21 sia troppo forte, quindi iniziamo anche a abbassarla. E questa è una delle differenze radicali che c'è tra Ivi e Seikos, ovvero Seikos tenta ad avere una luminosità piuttosto bassa, quindi anche la luce ambientale deve essere aumentata, in Ivi invece parte già bella massiccia, quindi rischiate che se convertite una scena da Seikos a Ivi avete una luce bella potente in Ivi che dovete poi andare a abbassare manualmente. Questa è una delle situazioni. Altra cosa fondamentale, ve la faccio vedere qua, che dovete mettere su tutte le luci, è sulla shadow, il contact shadow. Ok? Il contact shadow cosa fa praticamente? Va a calcolare anche le ombre che normalmente verrebbero approssimate da Ivi, ok? Quindi ombre che sono portate, ombre che normalmente verrebbero un attimino abbattute, col contact shadow in automatico vengono calcolate, ok? Quindi di conseguenza, e lo vedremo molto meglio nella scena che poi vi abbiamo passato, vedrete che col contact shadow vi cambia radicalmente il discorso della resa finale, ok? Con contact shadow avete molto più dettaglio di ombre sulla vostra scena finale. Anche qua abbiamo tutta una serie di parametri per ogni luce, principalmente, quindi clip start, ve lo faccio vedere. Notate che il clip start cosa vuol dire? Perché ripeto, tutto questo funziona perché siamo su motore di rendering in tempo reale, quindi tutto deve essere veloce. Quindi clip start è: se io ho degli oggetti molto vicino alla luce che magari non inquadro neanche, non me ne frega niente che venga calcolata lì un'ombra, ok, che magari mi porta via CPU o GPU, meglio che vengano calcolati molto bene tutte le ombre che vadano da una certa misura in avanti. Di conseguenza il clip start ti dice: calcolami proprio queste ombre che mi vadano almeno da un tot percentuale in avanti, ok? Quindi si vanno a ottimizzare un attimino. E anche l'end dell'ombra, cioè se io ho oggetti lontanissimi che non vedrò mai, oppure che sono talmente piccoli che ci sia l'ombra o non ci sia l'ombra, non c'è differenza, non mi conviene lasciar lì e fargli calcolare direttamente anche le ombre di questi oggetti, mi conviene magari abbassare l'ending, adesso qui ho abbassato troppo, diventa zero, quindi non si vede, però in modo che nelle parti lontane venga un attimino ottimizzata la situazione. Poi abbiamo la distance, contact shadow e distance sono più o meno l'idea la stessa, cioè anche qua ho un calcolo di quanto far aumentare o diminuire la mia contact shadow praticamente, e lì a seconda della scena che dovete andare a fare è meglio andarla a modificare. La modifica del softness invece mi va a modificare quanto deve essere smussata la mia ombra, ok? Quindi notate, se l'aumento mi diventa più, chiamiamola, luce ambientale, nel senso che va a sfumarsi talmente tanto che va quasi a scomparire, okay? Oppure a creare più una macchia che un'ombra. Però anche qua ci sono situazioni in cui è meglio modificarla. Ok, ora io partirei con un piccolo esercizio, ovvero caricate una delle ultime scene che avete fatto e provate a, invece di mettere in Seikos, mettere in Ivi, vedere un attimino se vi bomba il computer, punto 1, che questa è la cosa fondamentale. Punto 2, provate un attimino a vedere le luci quanto cambiano, eccetera eccetera. Altra cosa importante che non vi ho detto per fare l'esercizio è che magari qua avete una stringa 1 che è così, magari dentro a Seikos avete dovuto aumentarla, quindi voi magari avete una, quando switchate in Ivi avete magari una visualizzazione del genere. Quindi già questo è l'ambiente della luce che avete messo, magari già da modificare. Però di cambiamenti radicali sui materiali, se avete usato il principle, non dovete farli, ok? Quindi già questo è un'ottima cosa. Quindi provate a vedere di convertire velocemente una delle ultime scene che avete fatto, in modo da
vedere un attimino appunto se bomba il computer oppure se potete usare tranquillamente Ivi. Partiamo con un po' i trucchi del mestiere. Allora, ho visto che alcuni di voi già l'hanno fatto, già l'hanno scoperto, eccetera, eccetera. Adesso vediamo di metterci, nel mio caso, la scimmietta giusto per avere un oggetto complesso. Ok, allora adesso, se io per esempio ho visto alcuni di voi, che, visto che il macchinario magari che avete fatto per il contest barra il contest precedente sul futuro e così, magari alcuni di voi avevano le luci, i LED, il laser, eccetera, eccetera, per farli in Ivi molto velocemente ci basta creare un materiale, ok, in modalità emission, non so, mettiamolo un rosillino, un verdino, c'è un verdino, quindi glielo assegniamo. Se, vedete che fa già l'effetto glow. Se noi adesso aumentiamo di conseguenza il bloom, vedete, adesso qua non so se si vede benissimo, comunque inizia già a vedersi l'effetto glow, che normalmente farlo in Silicos richiede un compositing e di conseguenza metterci un attimino di tempo in più, ok? L'emission può avere comunque una texture, come ben sappiamo, di conseguenza magari si riesce a fare, sto vedendo alcuni di voi hanno fatto il computer, magari lo schermo del computer può essere un emission con dentro una texture che con effetto bloom di conseguenza aumenta sicuramente l'effetto. A differenza di Cycle non emette luce. Esatto, cosa fondamentale da capire bene è il fatto che l'emission dentro a Ivi, un oggetto emission dentro a Ivi non emette luce in realtà, quindi è solo un gran fake, ok? Questo perché normalmente proprio negli engine dedicati ai videogiochi, perché Ivi stringi stringi è un motore di rendering dedicato, cioè dedicato, che si ispira fortemente al videogioco, gli oggetti, non esistono oggetti che abbiano un emission, lo fai, cioè ci sono nei videogiochi oggetti emission, ma anche lì sono fake, calcoli secondari che vengono poi fatti successivamente, nativamente non ci sono, ok? L'engine che poi fa alcuni altri trucchi e magheggi per farti dare l'effetto di emission sugli oggetti stessi, ok? Quindi questo è così. Altra chicca, adesso io lo faccio molto brutto perché non ho un'immagine, ma se voi vedete un environment texture, che l'avevamo già vista, sullo sfondo, quindi io adesso vi prendo un'immagine qualsiasi perché non ho nient'altro di bello, tipo questa, ok? Aumenti, no, si aumenta notevolmente la qualità del rendering in Ivi, ok? Diciamo che mentre in Cycle si può magari evitare di mettere un environment, in Ivi conviene metterla, ok? Perché aumenta proprio la qualità della luce stessa, quindi è un consiglio, è molto consigliato utilizzarla, quindi è meglio metterla, perché se avete un HDR vero, oltretutto, perché io ho messo un'immagine qualsiasi dentro, quindi se avete un HDR vero è molto meglio metterla, perché aumentate proprio la qualità del rendering finale, quindi con pochissimo riuscite a aumentare ancora notevolmente tutto. Ok, diciamo, queste sono le cose principali da sapere su Ivi, ok? Ora vediamo di caricare la nostra scena. Allora, avete scompattato tutti la scena che vi ho dato? Quindi facciamo un open. Allora, vi faccio vedere prima di tutto. Allora, storiellina della scena, questa si chiama Bathroom, è una scena gratuita che si trova su Gumroad, cioè Gumroad sapete che è un sito dove voi fate l'offerta all'artista, quindi noi l'abbiamo fatta e quindi abbiamo scaricato la stessa, proprio completamente la scena. Ok, questa è la resa che abbiamo in Cycles. Ok, quindi ci mette un attimino a partire. Controllo solo che venga utilizzata effettivamente la GPU, scusate. Sì.
ok? No, la sto usando, la sto usando. No, prima non la stavo usando, adesso la stavo usando. Controllo assoluto OBS, non si blocca. Ok, notate. Provatela a fare anche sui vostri computer, è giusto per mandarvi a male il computer. Ok, notate comunque che, tralasciando la velocità di rendering, eccetera, eccetera, la resa è molto bella, cioè... Questa è una scena fatta molto bene e la rese molto bella. Ora carichiamo la scena invece che abbiamo convertito in IVI. Quindi stessa scena convertita in IVI. Ora, quando cliccate sul rendering, lui inizialmente fa una conversione dei materiali. Nel mio caso ci ho messo poco perché era già caricata. Però ufficialmente caricatevi la scena IVI e provate a cliccare su rendering e proviamo a vedere ufficialmente quanto i computer esplodono. Dobbiamo fare sto test, se no non è divertente. Avete fatto? Quanti computer sono esplosi? Cosa? Ma ce l'hai fatta? Eh? Funziona. La cosa bella, guardate il mio. La cosa bella è che adesso voi fate così, Cioè, è impressionante sta cosa, cioè... Anche gli oggetti, se voi li volete spostare, ve li spostate come volete. Ovviamente fuori dalla carta non indirizzo la necessità. Esatto. C'è Allora, questa scena poi, adesso ce l'avete, quindi fatemi uno studio sull'illuminazione, sui materiali e adesso guardiamo insieme un attimino il vetro, che è una delle parti più difficili da fare in IVI. Ditemi quando siete pronti. Un quasi cambio computer. Qua un altro si è ripreso. Si è ripreso, grande. Alzi la mano chi è pronto. Tre soli? Gli altri no? State sta mano, non abbiate vergogna, eh? Chi è pronto? Ok. No? Non sto guardando di là chi era no. Lui l'ha caricato, ma puoi dire che sono io. Che scuola video, eh? Una GeForce? GeForce 710M. Lì bisognerebbe capire. Provate a caricare la scena. Qua è vivo? Sì. Qua è vivo? Sì. Regge, regge bene allora. Ma giusto a letto. Che bello pesante. Ma cos'è seria? No, al nuovo. Aldo scuro e nuovo uno. Poi un'altra cosa. Notate nella scena che avete qua la toolbar, ok? Che magari voi siete abituati a averla su. Perché? Perché la scena era una scena vecchia della 279 convertita, se non gli si dice a Blender di mantenere l'interfaccia originale, cioè del software stesso, va a modificare e prendersi l'interfaccia di Blender. Quindi se volete spostarvi questa barra qua sopra,
io ormai personalmente sono abituato a avercela sopra, fate tasto destro sulla barra e mettete flip to top. Ma lui sa perché è bombato, perché sta l'altro programma di me, perché sistema operativo. Ok, allora, altra cosa, visto che adesso stiamo analizzando un attimino la scena, clicchiamo qua dove c'è scritto, dove sono i due pallini di overlay, in modo da farci saltare fuori un po' più di informazioni sulla scena stessa. Ok? Se non li avete spostati sono sotto. Esatto, se non li avete spostati sono sotto. Ok, partiamo da una cosa importantissima che anche alcuni di voi mi hanno chiesto. Come si fa a fare il vetro in IVI? Ok? Allora, non ci sono metodi tipo come in Cycles che si mette il transparent, il glass e in automatico salta fuori un bel vetro. In IVI, essendo, ribadisco il concetto, tutto un fake in queste cose, perché calcolare la trasparenza, lo IOR eccetera eccetera di un materiale trasparente richiede veramente una potenza di GPU esagerata, allora si fanno dei piccoli fake. Guardiamo per esempio qua sui profumi, guardiamo se abbiamo già, esatto, il CV Glass IVI già settato. Questi sono i nodi principali che dovete andare a attivare. Non è esageratamente difficile, nel senso che abbiamo il principal principalmente per capire il colore, vedete che se io faccio così vado a modificare il colore del mio vetro, ok? Una transparent che avevamo già visto da usare in Cycles, forse il Fresnel così sganciato, non so se l'avevamo visto, il Fresnel è il valore che praticamente ti permette di andare a modificare lo IOR, ovvero l'index of range, ovvero come deve riflettere praticamente un oggetto, in rifrazione, riflessione eccetera eccetera di un oggetto. Il valore 1450 va bene per valori che possono andare dall'acqua al vetro stesso. Se volete qualcosa di particolare, voi andate a modificare, ok? Tanto la cosa bella, avviene tutto in tempo reale, quindi non avete fatica a farlo, ok? Quindi potete andare a modificare tranquillamente il valore in tempo reale. Dopodiché avete una curva che vi va a modificare i valori di riflessione, vedete, più tirate su e più questi valori aumentano. Ok? E poi avete tranquillamente un mix shader con la quale poi andate a uscire direttamente sul materiale. Cosa abbastanza importante sono i settaggi sul materiale stesso. Questo, se non mi sbaglio, in Cycles proprio non esiste questo, non esistono questi parametri, ovvero mettete come modalità additiva, vi faccio vedere, qui qualcuno di voi magari ha a che fare con Photoshop, quindi sa come l'idea di sovrapporre i livelli, ok? Quindi avete i multiply, se vedete opaco notate il cambiamento, ok? Sembra in realtà che stia facendo una trasparenza, ma in realtà è solo una riflessione, quindi se dovete fare di materiali tipo metallo questa è un'ottima soluzione. Additivo invece miscela la trasparenza con quello che sta riflettendo,
anche in multipla fa, cerca di sovrapporre i colori, in questo caso del base color con la trasparenza e con le riflessioni, ma la resa non è mai in questo caso non è il massimo. Anche l'alpha clip inizia, in questo caso tutti i calcoli su come l'alfa, ovvero la trasparenza, deve essere calcolata. Diciamo che facendo un po' di esperimenti abbiamo visto che l'additivo nel nostro caso, con un valore di curva un po' massiccio per far risaltare le trasparenze, è forse quello che migliora, è il migliore di tutti. Ah, sappiate una cosa, le riflessioni sono bellissime, ma paragonate a quello di Cycles non ci sono paragoni, nel senso Cycles trasparenze, riflessioni, rifrazioni, compagnia bella, utilizza adeguatamente il metodo path tracing, di conseguenza sappiate che le riflessioni sono perfette. Qui sono belle, se non ci interessa andare lì a calcolare millimetricamente se la riflessione è giusta o sbagliata, la nostra resa ce l'abbiamo e ci abbiamo il tempo reale come al solito. Attivate sempre il backface, no? Non vedete i poligoni dietro all'oggetto principale, e attivate anche lo screen spare reflection, perché in alcune situazioni se lo tenete spento non si vede. Ok, qui sono tutti i valori che noi abbiamo attivato per sicurezza, nel senso il reflection depth e da quanto deve iniziare a riflettere. Ok, e direi che il discorso vetro, quindi materiale, uno dei materiali più difficili, se voi seguite i forum spessissimo richiedono il vetro come farlo, in IVI, quindi avete la soluzione tranquillamente a portata di mano. Altra cosa che adesso andiamo a vedere sono le luci, perché andiamo un attimino a analizzare un po' i settaggi che noi abbiamo messo. Allora, prima di tutto guardate la meraviglia che se io faccio così, vedete che mi cambia le ombre tutte in tempo reale, ok? Adesso, in questo caso, secondo me, se faccio così, vedete? Qui, per carità, abbiamo una scheda video anche bella potente sotto, però diciamo in linea di massima, visto che IVI utilizza come sistema di rendering OpenGL, ok, se avete la scheda video compatibile con l'OpenGL che usa IVI, il risultato è molto buono lo stesso, ok? E guardiamo i settaggi, per esempio qua abbiamo una potenza di 0,8 circa, notate che anche qua non so quanto mettere, perché inizialmente non si sa tanto bene quanto mettere di settaggio, si trascina, si vede il risultato, quello che piace si lascia, ok? Anche qua il clip start, notate che finché non ho il risultato che mi interessa lo modifico, senza star lì a diventare matti su che valore scegliere, cioè in questo caso iniziamo a essere molto più liberi sulla scelta. Anche soft shadow posso andarla a settare tranquillamente, quindi mi vado a mettere il valore che mi interessa. Qui è fondamentale il contrast shadow, se lo tiro via notate la differenza, da così a così, ok? Sì, cambia tutto. Quindi contrast shadow è veramente importante. Anche qua la distanza logicamente è importante, perché se la tengo troppo bassa non esiste, se la tengo troppo alta magari mi va a tirar dentro anche cose che non dovrebbe tirar dentro, ok? E anche qua la maggior parte me la fa la contrast shadow, quindi se gli do una softness abbastanza bassa notate che mi va un po' a rovinare la situazione, ok? Quindi io adesso non mi ricordo più il settaggio che avevo messo, forse 2005 se non ricordo male, 1100. Se volete tenete questo, se volete far risaltare un po' di più le luci, dovete abbassare un attimino in più, risaltano leggermente di più le luci. Quindi qui inizia un po' il gusto personale su come fare le... Il thickness qui lo notiamo molto di più, notate? Il thickness qui
va a cambiare, diciamo così, lo spessore della luce iniziale, dell'ombra iniziale, scusatemi. Ok? Più l'aumento, più mi salta fuori e più mi risalta. Anche qua, a gusto personale, volete l'ombra un po' più massiccia, un po' meno massiccia, in queste situazioni intendo aumentatelo tranquillamente, diminuitelo, fate quello che volete, non fa male assolutamente, ok? E questo, diciamo così, sono i parametri principalmente di una luce da utilizzare in un ambiente chiuso, quindi un indoor di una stanza. Guardiamo un'altra cosa molto bella, adesso vediamo se riusciamo a farla risaltare. Allora, guardate che bello, per esempio, anche qua la riflessione in questo caso, ok? Il fatto che si veda la luce è una cosa molto positiva. Anche qua, che mi fa vedere la luce direttamente, risalta tanto. Quindi stiamo notando che forse un cambiamento di resa così radicale con Cycles c'è, nel senso che la Cycles onestamente è un rendering migliore, nessuno dice niente, però ce la giochiamo. Cycles magari ci mette 7-8 minuti su una 1080 a farti un rendering, qui ci metti, quando aumenti il dettaglio, quindi metti un alias molto forte eccetera eccetera, ci metti 4 secondi, 5 secondi, dipende tutta la cosa che dovete fare praticamente. Cosa? Così vediamo 4 secondi, adesso magari boom, è già finito il rendering, quindi cioè, dipende tutto da cosa dovete fare praticamente. Diciamo, noi ufficialmente ormai stiamo usando tantissimo Eevee, nel senso che è un motore di rendering potentissimo e secondo me vale la pena utilizzarlo. Se avete un computer che lo supporta bene, usatelo, cioè prima fate delle prove in Eevee e poi vedete in Cycles come saltano fuori. Però è un motore molto bello. Vediamo, vi faccio vedere il contrario, se adesso passo in Cycles. Adesso non so se vi ricordate com'era l'immagine prima, non è che ci fosse così tanta differenza di resa tra le due scene, quindi guardate, visto? Non è che ci sia tutta questa differenza, quindi adesso proviamo a fare un rendering da qua. Adesso guarda, ottimizziamo anche, quindi mettiamo in questo modo, facciamo un rendering image. Notate la differenza, una 1080 sotto, quindi. E detto tra di noi, senza offesa per nessuno, Cycles ci sta già mettendo poco, onestamente. Cioè, sembra tanto a noi, ma non è così tantissimo, alla fin fine. Esatto. Diciamo che il cambiamento un po'. Cioè avete un 4 minuti di rendering contro 4 secondi circa. Questa qua è un po' un rapporto. Però 4 minuti di rendering su una scena è nulla, ragazzi. Cioè, detto onestamente, nullo. Se dovete creare animazione, però 4 minuti moltiplicate magari per 100 fotogrammi è tanto. Quindi dovete vedere un attimino voi cosa volete fare. Anche in Cycles si possono fare un mucchio di ottimizzazioni, che poi magari vedremo nelle ultime lezioni, quando facciamo qualcosa di speciale, quando facciamo le lezioni speciali, vediamo un attimino come fare. Però vedete voi, cioè nel senso, sono due ottimi motori di rendering 2D. I punti di forza di uno e dell'altro sono, da una parte in Cycles hai path tracing, quindi sei sicuro che il rendering che ti esce è perfetto ed è coerente con la luce stessa. In Eevee hai motore di rendering in tempo reale, hai situazioni che ti escono molto più semplici, abbiamo visto i glow, gli effetti di laser eccetera eccetera, ti escono molto più leggeri. Scegliete voi cosa utilizzare. Adesso qui esco un attimo, perché prima di staccare e vedere i vostri lavori volevo farvi vedere ancora un'ultimissima cosa. Per aumentare il dettaglio all'interno di Eevee si usa un altro trucco, che è, adesso vi faccio vedere qua, aspetta, da qua, questo Irradiance Volume. Se lo tiro via, adesso qui è cambiato poco, comunque cosa fa l'Irradiance Volume? Va a creare un'ottimizzazione sulle luci che ci sono all'interno della scena, quindi sul volume della scena, e ottimizza l'effetto della luce stessa, nel senso che se
voi avete una scena complessissima, ma state inquadrando solo questa stanza, giusto per avere un'idea, attivate l'irradiance volume e praticamente lui ottimizza e migliora notevolmente la vostra resa. Quindi voi create questo gabbiotto, chiamiamolo così, che va a chiudere praticamente la vostra stanza, e questo è proprio un trucco che arriva giù dal mondo dei videogiochi, nel senso, ok, nel momento in cui ci siete gli fate fare il bake. Ah, ecco, perfetto, esatto, gli fate un bake delle indirect lighting. Qui ci vorrà un attimino, notate che lui fa un calcolo. No, no, è bombato. E vi bomba Blender. Non era il rendering, doveva essere il rendering. Comunque, e vi fa alla fine il calcolo delle ombre, come state vedendo adesso praticamente. Altra cosa, le Reflection Cube Map sono delle delle fakerate anche qua sulle riflessioni, sono delle sfere, ok, che lui utilizza poi per dare l'effetto di riflessione sui materiali alla quale viene richiesta una riflessione. È un'ottimizzazione, nel senso che lui crea un'immagine a 360 gradi di tutta la scena e la ruota, la gira, la applica poi al materiale che sta riflettendo in quel momento, ok? Come detto, è una fakerata, nel senso che l'effetto finale è sicuramente molto bello, ma non è fisicamente corretto. Però ribadisco il concetto, se non ve ne importa, va bene lo stesso. Ultima cosa, abbiamo fatto dei test con questa scena qua, renderizzata in Cycles, renderizzata in Eevee, su chi, cioè, a colpo d'occhio, quale delle due scene era migliore come resa. E grazie al fatto che Eevee pompava sto fatto dell'enfasi del colore eccetera eccetera, molti preferivano Eevee a una scena renderizzata in Cycles. Quindi anche questa è una cosa molto particolare, ok? Quindi, come detto, non sempre la cosa reale è meglio della cosa manipolata, ok?